tengo anche a dire che io non ho alcun ricordo personale, neanche di lettrice, nonostante l'età in realtà invece avrebbe potuto farci incontrare, ma evidentemente io ero in tutt'altre cose affaccettata quando ero adolescente. E all'inizio me ne sono anche un po' rammaricata, devo dire. Poi ho pensato che invece meglio così. Ne ho fatto proprio una lettura d'archivio, come si fa, come poi il mio mestiere, la storica. E riflettevo un po' appunto mentre ascoltavo Tanta Grazia, perché è veramente interessantissimo, rispetto appunto ai passaggi di Anna del Boccofino, che sono in realtà piuttosto peculiari. Evidentemente tutte le storie sono peculiari, perché appunto proprio perché rare, cioè evidentemente ognuna è arrivata in un modo tutto suo al giornalismo in questa fase. Dunque Anna del Boccofino, lo dico un po' velocemente, in realtà comincia a... Dunque, lei si era laureata con Banfi in filosofia e comincia in realtà a scrivere quando va a Parigi con il suo marito Sergio Delbos e vanno, che era un sodale di Gian Giacomo Feltrinelli, è responsabile con lui della biblioteca Feltrinelli, quindi del primo nucleo, prima della editrice, e va con Delbos a Parigi a raccogliere il materiale per la biblioteca Feltrinelli. Da lì comincia a inviare alcune corrispondenze per quella che si definisce la pagina della donna dell'unità. Ora questo meriterebbe un capitolo a parte, perché il fatto che sull'unità ci fosse, che poi insomma era tutta quella, diciamo, quel nucleo dedicato a quella che allora si chiamava condizione della donna particolare, che la dice lunga. Ridurre una pluralità a una singolarità, ma su questo è tutto un altro ragionamento. E quindi comincia a scrivere. In realtà io appunto in archivio, nell'archivio dell'Unione, ho trovato una sua lunga memoria che lei ha scritto per un'occasione tipo questa. A un certo punto viene invitata in Svizzera e scrive una lunghissima memoria sul suo mestiere, la sua storia di giornalista, che poi viene pubblicata ma molto molto tagliata. Invece in archivio, per fortuna, c'è la sbobinatura, esattamente quello che ora prende, cioè viene registrato, poi viene sbobinato, poi lei fa dei tagli enormi. Invece in archivio c'è tutto il racconto, bellissimo, devo dire. Ed è molto interessante appunto questo rapporto con la scrittura, perché lei dice una cosa che mi ha parecchio colpito, devo dire. Era una classica ragazza che sapeva scrivere bene. Quello che un po' si capisce è che di questo scrivere bene, di fatto, non si sapeva bene come che farci, nel senso che lei dice l'aspirazione della classica ragazza che si scrive bene tra i primi all'inizio degli anni 50 è il romanzo. Non c'è altra, diciamo, ecco, non c'è altra possibilità. Infatti lei dice, mi fa piacere molto velocemente, dice: che farne di questo talento, di questa capacità? La via classica del libro, che poi per le donne fa sempre romanzo, veniva praticata da molte con molta sfortuna.